energia a tutti, e se vi foste svegliati con poca forza, beh, allora il divertimento, le memorie assicurate da Pino Amendola, una bellissima sorpresa questa mattina. Buongiorno Amendola. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Voi attori non amate svegliarvi presto, però chi l'ha detto che quando c'è l'opportunità di potersi fare due belle chiacchiere? Io faccio eccezione in questo. Sei un mattiniero? Sono un mattiniero, cioè sono veramente, sono uno che gode di insonnia, quindi vado a letto molto tardi e mi sveglio molto presto. Questo godere di insonnia già ci predispone bene, perché insomma l'insonnia è una grossa difficoltà, ma riuscire a trovare il positivo della vita forse è anche, Pino, è uno stratagemma per andare avanti. Racconto vero? Sempre un piccolo episodio, se mi consenti. Quando ero ragazzino sono andato a fare il classico viaggio all'estero con la scuola, e siamo andati a Parigi, che allora era una meta ambitissima. E io ero un ragazzino che andava molto bene a scuola, quindi avevo una sorta di lascia passare per fare un po' chiasso, perché sono sempre stato molto vivace. E eravamo in questo albergo, era molto tardi, e invece di stare a dormire io ho fomentato i miei compagni, quindi si andava da un posto all'altro, tutti questi ragazzini. È uscita fuori una professoressa e ha detto: Amendola, ma lei si rende conto? È mezzanotte! E io, con una prontezza fortunosa, gli ho detto: ma signora, siamo a Parigi. E quindi, voglio dire, e lei non ha potuto, non ha potuto reagire. Io ero un ragazzino alto così, e io sono sempre a Parigi, ogni mattina. Bellissima, mi sveglio a Parigi. Bellissima definizione questa. E quindi Amendola, la valigia è sempre pronta, un viaggiatore nato. Sì. Un primo viaggio, tra l'altro, fatto, e questo è bello raccontarlo, anche perché ci riporta purtroppo alla cronaca di questi giorni, a bordo di un mercantile per andare in America, 21 giorni di navigazione. Che cosa ti ha insegnato quell'esperienza? Bah, mi ha insegnato una cosa che stiamo dimenticando, che il mare unisce moltissimo. Questo, io poi vado in barca a vela, quindi lo provo sulla mia pelle. Invece stiamo dimenticando che il mare è una grandissima lezione di umiltà, perché non impari mai abbastanza per essere sicuro. E quindi ogni viaggio è una nuova classe, è un nuovo stage, perché impari cose nuove e verifichi quanto tu non sappia le cose. Tu che ami il mare, a vedere questo Mediterraneo che ormai sta diventando un cimitero, che cosa? È una cosa terribile, perché prima noi italiani stiamo dimenticando quanto siamo stati emigranti, quanto è sia nel nostro DNA. Avevamo questa grande capacità di accoglienza. Io poi credo che la misura dell'intelligenza sia direttamente proporzionale alla misura dell'elasticità, della capacità di accogliere, ma non accogliere, perdonami, semplicemente in senso cristiano, allargando le braccia, no, accogliere interiormente, capire veramente le ragioni dell'altro. Io medito sempre. Sai che questo è proprio il senso cristiano dell'accoglienza, è proprio quello che dice. Sì. Non è venite tanto, significa proprio tu sei come me, e quindi casa mia diventa casa tua. No, io vado oltre, io direi tu non sei come me, siamo diversissimi, ma proprio per questo io ho urgenza di affratellarmi a te. Perché la diversità è il motore del mondo, la regola è la diversità. Io ho insegnato a mio figlio una piccola regola: che i telefoni squillano perché hanno numeri differenti. Se avessero tutti lo stesso numero non squillerebbero. Quindi la comunicazione nasce dalla differenza. I francesi dicevano, in altro senso, vive la différence. Però io dico viva la differenza, perché la differenza è opportunità sempre. Ogni volta che incontro uno diverso da me, uno che è alieno a me, ho la possibilità di accedere al suo mondo e di dare il mio mondo a lui. E questo dovrebbe essere il senso della vita, del viaggio della vita. Di viaggi tu ne hai fatti tantissimi, noi abbiamo delle foto meravigliose, tra l'altro in tempi non sospetti, perché diciamolo Pino, oggi è facilissimo viaggiare, a parte già soltanto in Europa per un fatto proprio di burocrazia, non dobbiamo più mostrare il passaporto per andare da una parte all'altra, sì. Ma ci sono dei mezzi più confortevoli, più economici, un tempo viaggiare era diverso. Però io su questo concetto dissento leggermente, è come quando si legge dell'antichità. Nell'antichità in fondo era più facile viaggiare, nel senso che era meno costoso. Vero.
perché comunque c'era il meccanismo dell'accoglienza nei posti, cosa che si è completamente perduta. E siccome ci si accontentava di molto meno, era più facile viaggiare. Oggi ci siamo abituati, cioè purtroppo viviamo un tempo dove se improvvisamente nelle nostre case fosse levata l'acqua calda, cioè della gente che morirebbe perché non riuscirebbe a lavarsi con l'acqua fredda. Adesso io non è che voglio fare tornare noi ai tempi della pastorizia, ecco, insomma, assolutamente però. No, però insomma, senza essere spartani all'inverosimile, però un minimo accettare che Pino, che cosa ti hanno lasciato? Che cosa ti ha lasciato? L'amore per il viaggio, l'amore per la conoscenza. Noi adesso ti vediamo, dove eri qui, per esempio? Guarda, qui sono nelle Andamane e una barca di pescatori si è avvicinata alla nostra barca e quindi io immediatamente ho cercato di comunicare con loro. Di fare fratellanza. Sì, chiaramente io ho imparato un pochino di indonesiano, ma qui nelle Andamane non serve a granché. Né inglese né francese né spagnolo. Hai parlato in napoletano lì? Sì, ma insomma da napoletano non c'è mai problema per comunicare. Pino, l'amore tu viaggi anche con la fantasia, viaggi anche con la testa tantissimo. Beh, viaggi e annoti e dai racconti di, come dire, da alcune immagini, da alcuni episodi della tua vita è nato un esperimento. Io posso permettermi di definirlo così. Una raccolta di racconti che ha, tra l'altro, per tema centrale una cosa curiosissima che forse però ai non napoletani andrebbe spiegata. Certo. Le scarpe. Guardate, a parte l'originalità, spero, ma sono sicura, della copertina, scarpe die. Ma che vuol dire? Il vivi l'oggi, che vuol dire però tante cose, non sì. Significa buttare la vita, assolutamente, ma cogliere no. Ogni occasione della vita. Con l'S che ti fa riportare al mondo delle scarpe. Allora, torniamo, facciamo a piccoli passi, Pino. I più grandi artigiani delle scarpe sono a Napoli. Lavorano nelle case, guardate tra l'altro la copertina originalissima, lavorano nelle case, quando le fabbriche non ce la fanno a chiudere i numeri, i pezzi sufficienti. Che cos'è la scarpa per un napoletano? Beh, io lo dico nel libro, la scarpa è la piccola macchina per il nostro viaggio quotidiano. Noi ci mettiamo nelle scarpe e attraversiamo la nostra giornata e nello stesso tempo è il momento di separazione e di unione con la madre terra, col pianeta. No, noi insistiamo su questo grumo di terra e il momento di separazione è proprio la scarpa. E quindi ha una sua valenza grossissima. Poi per noi napoletani ha una valenza maggiore perché il napoletano anche più povero avrà un occhio di riguardo alla sua scarpa e se avrà delle scarpe almeno lucide, non voglio dire nuove o risuolate, si sentirà meglio e affronterà, perché il napoletano più di altri vive proprio la vita come viaggio. Quindi nei termini in cui muoversi nella vita, nella giornata è un viaggio, uscire per la giornata si dice. Uscire, ma nel senso per di quel pane da portare sì, a casa, da portare a casa, la campata, e quindi bisogna avere buone scarpe. E quindi si vedrà magari il napoletano che ha un vestito liso, quello che ci tiene ad apparire in un certo modo, però le scarpe devono essere pulite. Devono essere pulite. E poi mi viene voglia così di ricordare anche ai nostri amici a casa che tu hai interpretato lo Sciuscià, in realtà, interpretavi un ragazzo. Io ci ho pensato leggendo Nino questa operazione San Gennaro. No, ci ho pensato ieri. Non ci avevo assolutamente pensato. Perché quando ho visto che tu hai iniziato proprio quello, ho detto, c'è una profezia quasi scritta che tu forse non avevi colto. È vero, io non... Operazione San Gennaro, Pino, la vogliamo ricordare, questo sì, film meraviglioso. Un bellissimo film con Nino Manfredi straordinario. Totò. Senta Berger, Mario Adorf. Ugo Fancareggi, una bellissima esperienza. Quanti per un ragazzino, avevi, Pino, avevo 13 anni. 13 anni e facevi la parte di uno Sciuscià. Sì, facevo un piccolissimo ma quello è un cameo. Però il contatto con Dino Risi, che è un artista straordinario, un uomo di spirito, di intelligenza e di cultura straordinaria. Poi ho avuto il privilegio, ecco, lì sono con Dino Risi, esatto, un bellissimo film che si chiamava Missione d'amore, che abbiamo girato in India e in Brasile.
Una cosa bellissima, una grande esperienza. Pino, tra l'altro, 3 mesi in Brasile. Sono dietro stato questa film. Tua grande umiltà c'è a parte un talento riconosciuto universalmente, ma c'è anche fatica, una scuola durissima. Che tu dici, io sono ancora sempre per me è un esame ogni giorno. Certo, i più grandi registi questo, hanno lavorato questo, con te. Io ho lavorato con dei grandi registi, mettiamola così. Mio padre, che io ho amato tantissimo, in maniera estremamente forte, e mi ha insegnato una cosa, che non esiste bellezza senza il sacrificio e la fatica di qualcuno. Che anche dietro a una rosa, una semplice rosa che sembra nata così, c'è sempre la fatica di qualcuno. E allora io non ho mai creduto alla fatica come... non voglio dire sofferenza, è un termine che non mi piace. Diciamo l'impegno, il lavoro come sudore, come sforzo, anche come piccolo dolore. Non l'ho mai visto come una cosa negativa, ma sempre come un'opportunità per produrre bellezza. E quindi questo poi mi ha pagato nella vita, perché a parte il fatto che non vivi come sofferenza, come negatività, certo. Quel tempo che dedichi alla produzione poi della bellezza, che chiaramente ti costa fatica e dolore, e quindi vivi anche nel momento della... cioè non è solo il salto quello che ti deve dare piacere, perché la vita è anche la rincorsa a denti stretti, quindi... E tra l'altro poi tu la scartoffia, come si diceva un tempo, l'hai voluta comunque conquistare. Assolutamente. Ti sei messo a studiare, sì. Sei anche laureato in legge, quindi non hai lasciato massimo nulla. Massimo dei voti. Quello doveva essere fatto applauso anche per della la famiglia, commissione, vero? Invito a proseguire gli studi. Bellissimo. Perché no, per vari motivi, però il motivo fondamentale era perché, per mio padre essenzialmente, però soprattutto per dimostrare che io non facevo quella scelta perché volevo rinunciare allo studio, ma perché era una scelta vera. Dovuta anche per amore di famiglia, questa è una cosa molto bella, per i papà un tempo si faceva anche questo, per accontentarli e per dire non avete sbagliato ad investire in noi. Vito, no, ti vedo curiosissimo. Volevo fare una domanda al nostro Pino Amendola. Il viaggio che più le è rimasto nel cuore, abbiamo visto tante foto questa mattina. Questa è una cosa difficile. Uno che ricorda proprio con non affetto. Non è un viaggio per mare. Non è un viaggio per mare. È un viaggio che ho fatto in motocicletta. No. Sono un pazzo sfrenato. Insieme con altre persone, non da solo. E nei primi anni 70, partendo da Napoli, facendo tutta l'Italia, la Costa Azzurra, Costa Brava, Gibilterra, Tangeri, Marrakech, Fez, risalire passando per Algeria, arrivare fino a Tunisi. E poi da Tunisi ho preso una nave, sono tornato a Palermo e sono tornato a casa. Quanti giorni è durato? Quasi 3 mesi. 3 mesi in moto? Sì. Vabbè, ma c'avevo 20 anni. Perché poi il viaggio non significa avere gli alberghi di prima classe, non significa avere... Eccetto il piccolo periodo, insomma, il piccolo tratto della Francia, dove abbiamo fatto l'errore di fermarci, non so, in alberghi o a mangiare, quindi abbiamo finito metà dei soldi bruciati lì nei primi 1000 chilometri, e poi dopo il resto abbiamo dormito in tenda, in sacco a pelo. Ecco, l'esperienza di dormire, diciamo, ai margini del deserto in un sacco a pelo è una sensazione bellissima. Pino, forse quello è il viaggio più bello che ho fatto. Carpe diem è qualcosa di gustosissimo anche per chi conosce la città di Napoli, ma anche per chi non la conosce, perché il racconto di alcuni luoghi è fatto con gli occhi, se mi permetti, di un napoletano che però da tanti anni non vive più. Stress della città, è il caso di dirlo. Ma sai, io concordo in questo con Pasolini, che Napoli non è un luogo fisico, non esiste Napoli. Napoli è un luogo dello spirito. Lui aveva capito tante cose, però aveva capito che diceva in realtà Napoli è abitata, cioè è un luogo dello spirito abitata da questa tribù dei napoletani che è in giro per il mondo, perché Napoli è veramente una valigia. Qui rubo le parole a una poetessa che si chiama Antonia Storace, napoletana, e Napoli è una valigia che porti appresso, è una valigia troppo piena dove scappa sempre qualcosa, dove metti alla rinfusa una serie di cose, ma è nello stesso tempo un'eredità e una zavorra che porti appresso. Cioè non ne puoi fare a meno, però è anche
una ricchezza straordinaria, perché apri questa valigia e c'hai di tutto, c'hai degli strumenti di sopravvivenza. È questo straordinario. E con quella valigia paradossalmente puoi sopravvivere ovunque. Non solo, ma di sopravvivenza felice. È questo. Se vi volete regalare un po' di felicità, devo dire che sono gustosissimi i racconti, e scritti molto, molto grazie. Bene. Sono solo una lettrice, quindi non mi permetterei di giudicare, però è una lettura godibilissima che si fa tra l'altro in un pomeriggio, tra l'altro le illustrazioni sono deliziose. Pino Amendola, che intanto sa per tornare con la Pivetti. Provaci ancora prof. Siamo arrivati al numero 6 con Torre. Torre. Il grande l'ispettore Torre. L'ispettore Torre. Insieme a Paolo Conticini. E Renzo è veramente una bella famiglia quella, sì, ormai siete diventati una famiglia. Scarpe Diem, regalatevi intanto Amendola, per te che sei un viaggiatore, ti regaliamo una perla, ti regaliamo un incanto, e sai perché? Ti portiamo ad Amalfi con il nostro Fabio Bolzetta. Grazie.